influenza i nostri pensieri, i nostri cuori. Questo mondo in mano a chi è? Chi tiene il Vangelo che si dispiega nei giorni, nel tempo, negli anni, nei secoli, ma che avrà anche un termine, un orizzonte, un approdo? Ecco, i credenti nella fede trovano questa risposta. E non è un caso che a un certo punto la Chiesa ha sentito il desiderio, il bisogno di celebrare una festa intitolandola a Cristo Re dell'Universo. Dio si è fatto un uomo per salvare ogni uomo e Dio si è fatto Signore della storia. Qualcuno che ci possa fare il bene e farne la luce per la patria nostra. Qua accompagna la